Anno 2031, ispettore superiore Claudio Balboni, ispettore Massimiliano Chinarelli, assistente scelto Robert Corradini, assistente scelto Marco Rosati. Ispettore superiore Claudio Baldoni, assistente scelto Robert Orlandini, assistente scelto Marco Rosati. Postisi all'inseguimento di un veicolo risultante dal sistema di videosorveglianza comunale circolante e privo d'assicurazione e revisione, lo rinvenivano abbandonato a seguito di fuoriuscita di strada. Il proprietario, anche privo di patente di guida, per evitare responsabilità in ordine ai fatti avvenuti, denunciava il furto dell'auto ai carabinieri di Loiano. Le successive indagini consentivano di smascherare la simulazione del reato di furto anche sulla base del traffico telefonico del cellulare che confermava la presenza del proprietario sul luogo e nell'ora dei fatti. Il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per simulazione di reato. Castelmaggiore, 17 febbraio 2020. Ispettore superiore Claudio Balboni, in collaborazione con diversi altri agenti ufficiali del comando, riusciva anche grazie al sistema di videosorveglianza a risalire e a identificare i responsabili di un sinistro stradale con lesioni gravi ai danni di un ciclista. Il conducente, a bordo di un autocarro, si era poi allontanato senza prestare soccorso. Il responsabile veniva denunciato in stato di libertà per lesioni personali, fuga in caso di incidente con lesioni e omissione di soccorso. Castello d'Argine, giugno-luglio 2021. Ispettore superiore Claudio Balboni, ispettore Massimiliano Pinarelli, assistente scelto Marco Rosati. Durante l'attività di controllo stradale, con apparecchiatura Targa System individuava un veicolo privo di assicurazione e revisione che non si fermava all'alto. Iniziava così un lungo inseguimento che consentiva infine di raggiungere e fermare il conducente. Le successive indagini consentivano di rinvenire nella disponibilità del fermato circa 200 grammi di marijuana che veniva sequestrata. Il responsabile veniva tratto in arresto per i reati di resistenza pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Castelmaggiore e San Pietro in Casale, 23 novembre 2021. Commissario Mirko Cinti, ispettore superiore Michele Scandellari, ispettore Francesco Ferretti, assistente Diego Lodi, agente scelto Stefania Bollini, agente scelto Simone Razzoli. Ispettore Francesco Ferretti, agente scelto Stefania Bollini. In servizio di controllo del territorio si imbattevano in una madre che chiedeva aiuto perché il figlio era rimasto bloccato dalla cintura di sicurezza dell'auto che gli stringeva l'addome. Prontamente intervenivano tagliando la cintura previa autorizzazione della conducente, liberando così il ragazzino. Esempio di prontezza e operatività, Castelmaggiore, 21 luglio 2021. Agente scelto Simone Razzoli, quale addetto al reparto di polizia giudiziaria e sicurezza urbana, estrapolando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, riusciva a identificare i due responsabili di una rapina impropria perpetrata ai danni di un supermercato. In quell'occasione, l'addetto alla sorveglianza dell'esercizio commerciale veniva percosso dai malfattori che cercavano di sottrarsi al suo intervento per garantirsi la fuga.
e subiva lesioni fisiche. I due venivano così denunciati in stato di libertà. San Giorgio di Piano, 28 agosto 2021. Commissario Mirko Cinti, ispettore superiore Michele Scandellari, assistente Diego Lodi. Incaricati, unitamente al signor comandante, della gestione della pagina istituzionale Facebook del Corpo di Polizia Locale, grazie al loro impegno costante, anche in liberi dal servizio, ne favorivano la sempre maggiore riconoscibilità tra i cittadini, fino a far diventare la pagina Facebook della Polizia Locale più seguita in Regione. In San Giorgio di Piano, 28 agosto 2021. Anno 2022. Ispettore Francesco Ferretti, ispettore Federico Formica, sovrintendente Marco Tasini, assistente scelto Andrea Benedetti, assistente scelto Barbara Cattoncello, assistente Giovanni Di Luvio, assistente Diego Lodi, assistente Diego Petazzoni, agente scelto Stefania Bollini, agente Eleonora Fabri. Ispettore Federico Formica, sovrintendente Marco Tasini, agente scelto Stefania Bollini, agente Eleonora Fabri. Durante l'attività di controllo del territorio, con determinazione riuscivano a raggiungere e fermare un conducente che si era dato alla fuga. Questi risultavano in possesso di carte d'identità e patenti di guida bulgare false che venivano sequestrate. A seguito di fotosegnalamento presso la Questura di Bologna, il fermato risultava gravato da provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Milano, eseguito nella immediatezza dagli stessi operatori con accompagnamento in carcere. Castelmaggiore, 31 maggio. Ispettore Francesco Ferretti, assistente scelto Barbara Capponcelli, assistente Diego Petazzoni. A seguito di controllo di polizia stradale, con indubbio alcune investigativo accertavano che il conducente, utilizzando un nastro adesivo di colore nero, aveva con perizia modificato un carattere alfanumerico della targa posteriore del proprio veicolo. Ciò permetteva lo stesso di evitare l'accertamento a suo carico di sanzioni da remoto, attribuendo la responsabilità di queste ad altro proprietario. Il conducente veniva denunciato per il reato di alterazione della targa. Argelato, 7 agosto 2021. Assistente scelto Andrea Benedetti. Appreso durante la propria attività di vigilanza all'ingresso delle scuole della difficoltà di ambientamento di una ragazzina, trovandosi nella necessità di dover cambiare scuola elementare, è intervenuto con empatia offrendosi di accompagnarla, aiutandola così a trovare più fiducia in se stessa e a superare le difficoltà. Esempio efficace di servizio di prossimità della nostra comunità. Sentito in casale. Ispettore Francesco Ferretti, assistente Giovanni Di Luvio, assistente Diego Dodi. Intervenuti su un sinistro stradale con lesioni, con dedizione e professionalità, anche avvalendosi delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, riuscivano a risalire al veicolo investitore e da questo al suo conducente, che si era allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso al ferito e fornire le proprie generalità. Il responsabile, così identificato, veniva denunciato per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone. Castelmaggiore, 22 ottobre 2022.